proprio in questi giorni siamo entrati nella seconda fase del percorso partecipato per arrivare al nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale. È un progetto estremamente importante per il Comune e naturalmente per tutti i cittadini, per i tantissimi cittadini che fanno sport ogni giorno a Roma nelle nostre strutture. Abbiamo coinvolto da subito tutti i soggetti interessati, partendo dal CONI, dal CIP, dalle associazioni di categoria, dalle federazioni, dal nostro tavolo tecnico, e adesso siamo arrivati a una nuova versione del documento che abbiamo appunto discusso presso la Casa della Città, ed è stata un'assemblea estremamente partecipata con centinaia di persone e moltissimi contributi. Al più presto partiremo con la Commissione Sport, insieme a un tavolo tecnico, proprio per arrivare all'ultima versione prima di depositarla ufficialmente e iniziare l'iter. Stiamo poi lavorando agli internazionali di tennis. Quest'anno sarà un'edizione speciale e Roma Capitale darà il massimo contributo per il corretto svolgimento della manifestazione. Da un lato ci stiamo occupando di un progetto già richiesto da molti anni e mai realizzato, che è quello relativo alla copertura del centrale di tennis. Un'istruttoria già è stata fatta, ora stiamo dando l'avvio all'iter, che richiederà del tempo, ma noi lo abbiamo avviato. Sempre in questi giorni abbiamo fatto una sorta di preconferenza dei servizi con tutti i politici e gli uffici e i municipi coinvolti, proprio per dare il massimo contributo a questa manifestazione importantissima per Roma. Abbiamo dato il via al 6 Nazioni Rugby, altro evento estremamente importante per la capitale. Tiferemo ancora in Italia il 26 in Inghilterra e poi di nuovo allo Stadio Olimpico l'11 marzo contro la Francia. Anche in questo caso Roma Capitale ha fatto la sua parte e in più quest'anno abbiamo portato, insieme alla federazione, 15.000 ragazzi allo stadio per avvicinarli al rugby, ma soprattutto in un progetto sulle periferie, proprio in occasione di una manifestazione che vedrà insieme le squadre di rugby di Corviale, di Librino di Catania e di Scampia. Stiamo ricevendo tantissime richieste per realizzare eventi di livello internazionale qui a Roma e quindi stiamo facendo le nostre valutazioni. Ad esempio, per quanto riguarda un'ipotesi di formula elettrica all'Euro, abbiamo iniziato un percorso proprio in municipio con il presidente, giunta e consiglieri. Al più presto faremo anche un incontro con i cittadini e i comitati, anche per valutare la serie di interventi che gli organizzatori, i proponenti e gli sponsor vogliono offrire a quel quadrante della città e anche al resto della città.